Ciao ragazze, allora, come vedete ho ancora i residui del tutorial di prima e adesso invece vi faccio un trucco un po' sempre sul tono scuro, invece di usare il blu userò il nero. Allora, innanzitutto utilizzo come base questo, che è praticamente un Jumbo Pencil che ho preso a 99 centesimi. A me, cioè, piace tantissimo, nel senso che non mi fa le pieghette. Stranamente uno pensa a 99 centesimi fa le pieghette. No, questo non me lo fa, quindi insomma io mi trovo bene e metto questo. Ed è beige, senza nessun tipo di brillantini o robe varie. E lo metto su tutto l'occhio e sfumiamo. Ok, ora prendo il mio ombretto nero della Debby, che è il numero 06, e lo vado a mettere su tutta la palpebra. Vedete, è molto carico. Così, e con un pennello più piccolo vado a fare un prolungamento così. In questo modo, vedete? È un po' più lungo. Poi con lo sfumino sfumiamo un po' questo nero, così, perfetto. Adesso, visto che comunque è solamente nero, solo nero, prendo l'ombretto, questa Elf. Lo provo. L'ho messo. Prendo questo ombretto della Kiko, che è un viola, diciamo, e lo vado a mettere nella prima parte. Nella prima parte, sulla palpebra mobile, picchiettando. Visto che si vedono un po' di fluorescenze, diciamo, viola, e ne prendo un po'. E con il mio Fix Plus, okay, lo vado a mettere nella prima parte in modo tale che risalti un pochettino, vedete? Ok, vedete come rimane viola nella prima parte. Adesso prendo il mio eyeliner della Kiko a penna e traccio una linea di eyeliner. Così.